Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la quarta classe. Draghi učenici i draghe učenice, dobrodošli na sat talijanskog jezika za četvrti razred. Il tema di oggi è Addobbi natalizi fai da te. Današnja tema je Izrada božićnih ukrasa. Il mio nome è Melita Sciucca. E oggi sono la vostra insegnante di italiano. Nakon ove lekcije moći ćete čitati i razumijeti specifične informacije i upute vezane za izradu božićnih ukrasa. Moći ćete čitati i dopuniti tekst recepta koristeći oblike glagola u imperativu i pisati kratke božićne čestitke. Per la lezione di oggi vi serviranno un quaderno o un foglio di carta, una penna o una matita, il cellulare o il computer e la connessione internet. Potete fermare il video in qualsiasi momento. Si sta avvicinando il Natale, la festa più bella dell'anno. Un Natale senza decorazioni per la casa non è un vero Natale. Quest'anno provate a eliminare le palline di plastica e la ghirlanda comprate al supermercato per rendere la vostra casa originale, sfruttando le cose che non vi servono più. Con un po' di pazienza e manualità si possono ottenere addobbi fantastici spendendo pochissimo. L'albero di Natale è, insieme con la tradizione del presepe, una delle più diffuse usanze natalizie. Potete decorarlo con le palline colorate e le luci, ma il vostro albero sarà molto originale se lo addobberete con decorazioni meno comuni: frutta secca, arance, bastoncini di cannella, biscotti. E sarà meraviglioso se lo inventate voi stessi, usando libri, pagine colorate di giornali e riviste. Potete veramente dare sfogo alla vostra creatività. A volte succede che nella dispensa rimangano tantissimi pacchetti di pasta di formati diversi ormai aperti. Provate a incollare insieme i vari formati ed otterrete un albero di Natale originale, delle bellissime palline e i biglietti d'auguri molto carini. Invece di buttare via i barattoli di vetro, una buona idea è quella di farli diventare delle stupende palline per l'albero, oppure decorazioni per il tavolo. Riempiteli con biscotti, palline colorate e lucette. Regalateli ai vostri amici. Farete un figurone. Fermiamoci un attimo. Rileggete le informazioni delle slide precedenti e rispondete alle domande. Quali materiali potete usare per creare gli addobbi natalizi? Quali sono gli addobbi natalizi più conosciuti? Quali decorazioni sono tradizionali a casa tua? Rispondiamo insieme. Potete usare la frutta secca, le arance, i bastoncini di cannella, i biscotti, i libri, le riviste e i giornali, la pasta, i barattoli di vetro. Naturalmente potete usare anche altre cose. Gli addobbi più conosciuti sono l'albero di Natale, il presepe, la ghirlanda, le palline colorate. E una delle risposte possibili per la terza domanda: a casa mia addobbiamo l'albero di Natale, facciamo il presepe, prepariamo i regali, ma sicuramente fate tante altre cose in questo periodo natalizio. La decorazione più dolce che potete preparare e regalare sono certamente i biscotti. Se
sarà il regalo natalizio sicuramente più apprezzato perché fatto con le vostre mani. Vi invito a svolgere la seconda attività. Fermate il video, copiate il link sul vostro quaderno e completate la ricetta che troverete. Leggiamo insieme la soluzione. Mescolate la farina e lo zucchero a velo in una grande ciotola. Aggiungete il burro e l'uovo intero. Amalgamate e impastate velocemente. La pasta frolla e pronta quando viene via dalle mani. Avvolgete il panetto ottenuto in una pellicola alimentare e riportatelo in frigorifero. Lasciate riposare per 30 minuti. Dividete il panetto in due parti. Iniziate a lavorare la prima metà di panetto. Stendetelo fino a ottenere una sfoglia di 5 mm, aiutandovi con due fogli di carta forno. Tagliate i biscotti e riponeteli sulla teglia rivestita di carta forno. Cuocete i biscotti in forno preriscaldato a 180 gradi Celsius per 14 minuti al massimo. Fateli raffreddare prima di decorarli con il cioccolato sciolto a bagnomaria. Buon appetito! Con i biglietti d'auguri potete sbizzarrirvi. Vi bastano un cartoncino, della colla, un paio di forbici e poi bottoni, pigne, carta colorata e tanta, tanta fantasia. Ma che cosa scrivere sui biglietti? Ora fermate il video, prendete il quaderno, una penna e svolgete la seguente attività. Dovete scrivere dei biglietti d'auguri per i vostri cari, un biglietto per i vostri genitori, un biglietto per i nonni, un biglietto per un amico o un'amica. Provate. Possono essere brevi e semplici, ma molto sinceri. Buon lavoro! Ecco le proposte. Dei desideri molto molto sinceri, molto brevi e molto semplici. Ti auguro un sereno Natale. Ti auguro tante cose belle. Un augurio di buon Natale. Desidero che tu sia felice. Ti auguro pace, gioia e serenità. Auguri pieni di gioia. Felice Natale con tutto il cuore. Anche la ghirlanda è una decorazione molto tradizionale, molto conosciuta di Natale. La ghirlanda la possiamo mettere alla porta oppure possiamo metterla sul tavolo, può essere un centro tavola. E allora adesso guardate questo video per la realizzazione di una ghirlanda molto particolare e risolvete l'esercizio. Dovete mettere in ordine le fasi di realizzazione della ghirlanda. Ecco la soluzione. Prendete una gruccia, modellate un cerchio con la gruccia, staccate la parte superiore della gruccia con la pinza da lavoro, infilate le palline colorate, attaccate la parte superiore della gruccia. Prendete il nastro, fate un fiocco con il nastro, mettete un po' di colla sul fiocco, incollate il fiocco sulla ghirlanda e appendete la ghirlanda alla porta d'entrata. Siamo giunti alla fine della lezione, all'autovalutazione e ciascuno di voi, usando le faccette, cerchi di capire quanto ha imparato. Dopo questa lezione posso capire le informazioni e le istruzioni legate alla realizzazione di addobbi natalizi, so scrivere le forme dell'imperativo per dare istruzioni, so scrivere brevi e semplici auguri di Natale. La lezione finisce qui, arrivederci alla prossima lezione.